Sì, sì, sicuramente una grande opportunità. Finalmente c'è tanta gente, ovviamente tutti con le attenzioni, però siamo contenti di approfittare di questo tempo. Se ci fosse più sole sarebbe sicuramente meglio. Comunque l'aria di mare almeno quella c'è. Almeno quella c'è, sì. C'è anche tanta gente, ma quasi tutti con le mascherine. E sì, c'è voglia di mare a Pescara di riappropriarsi di spazi aperti e di aria salmastra. Il 1° maggio nel capoluogo adriatico, nonostante la giornata uggiosa, trascorre così tra passeggiate, jogging, pedalate e monopattini. Ecco, c'è voglia di ripartenza. Sicuramente, sicuramente. C'è tanta voglia di ripartenza sotto tutti i punti di vista, lavorativamente parlando, socialmente parlando. C'è voglia di ripartenza. Tutto questo nel rispetto, nella maggior parte dei casi, delle regole anti-Covid, come mascherine, divieto di assembramenti e la supervisione delle forze dell'ordine. Rigorosamente con la mascherina. Vabbè. Io non me la levo, manco dopo che me la posso levare. Ma sai perché? Boh, mi fa talmente comoda che siccome a me fa male sempre un dente, allora qui ci mettere caldo. Perché per andare a mangiare non è possibile, che abbiamo preso tutti peso. Doppio peso, stare a casa, e allora evitiamo, facciamo solo la passeggiata. E c'è chi con il Covid combatte ogni giorno. Sono un operatore sociosanitario, lavoro in un reparto di malattie infettive ospedale di Chieti. Cosa vedi negli occhi dei pazienti? Gli occhi dei pazienti, c'è gente che sta male e si impegna a guarire. E in un certo qual modo anche noi diamo il sostegno giusto affinché questa situazione particolare possa essere più leggera possibile. A un anno dalla pandemia c'è stanchezza sui volti delle persone, ma anche la voglia di ricominciare. Beh, che si riparta presto e che si possa tornare al mare, come una volta. C'è poi chi ne approfitta per prendere un caffè al tavolino all'aperto in piazza o per guardare vetrine o fare acquisti lungo il corso. Intanto torna il picnic all'aria aperta nel weekend con l'iniziativa della Coldiretti nel mercato di Campagna Amica di Pescara di fronte al Ponte del Mare con l'agribag a chilometri zero. Giuseppe Scorrano, presidente Agrimercato Abruzzo. Fondamentalmente una scatolina con un po' di prodotti tipici e buoni del nostro mercato. E l'occorrente per fare una scampagnata. Questi giorni, diciamo, c'è tanta voglia di uscire, di riprendersi, di riapproparsi di spazi aperti. E l'idea nasce qui anche a Pescara, anche perché siamo sul mare e quindi si dà l'opportunità ai nostri avventori di poter prendere questa scatolina e andare a fare una scampagnata magari in riva al mare, in tutta sicurezza.